Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quella di pubblica utilità e del comune. Tra questi vi segnaliamo l'iniziativa della Caritas diocesana di Brescia per l'emergenza ucraina e, per la stagione teatrale, lo spettacolo dal titolo Boregalka, programmato per sabato 2 aprile alle ore 21. Chiudiamo questo TRG Notizie con le immagini raccolte da Luigi presso la Cascina Travata, dove è nata una piccola centrale idroelettrica. Di seguito faremo un tuffo nel passato con un video tratto dal nostro archivio dal titolo Mulini e Rogge. Buona visione e arrivederci la prossima settimana. Cari amici, venerdì scorso, 25 marzo, il Papa ha consacrato la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato della Vergine Maria. Lo stesso atto è stato compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità, come inviato del Santo Padre. Si tratta di un vero e proprio atto sinodale. È il popolo di Dio, con il suo fiuto spirituale, capace di percepire le vie evangeliche che il Signore dischiude alla Chiesa in ogni tempo e in ogni momento della storia, a desiderare che il Pontefice mostri al mondo intero, come già fecero i suoi predecessori nel Novecento, colei che Dio non smette di offrire a tutti. Quale dono, quale segno di consolazione e di sicura speranza. Dono e segno vivo e materno, in cui le false consolazioni e le false speranze che stanno alla base di ogni conflitto, di ogni inimicizia, di ogni isolamento e della stessa follia della guerra possano essere riconosciute per quel che veramente sono: morte, distruzione delle persone, del pianeta e del loro comune futuro. Non è quindi un caso che la contemplazione del cuore immacolato della Vergine Maria abbia portato e porti il popolo di Dio a invocarla come regina della pace, cioè come colei che apre e sostiene cammini creativi di pace, dove non solo si fermi la mano di Caino, ma si abbia cura anche di lui. Insieme a Santa Maria, la pace si costruisce quando la vita umana di tutti, nessuno escluso, è consacrata a Dio, quando cioè non viene profanata dalle politiche di integralismo e di divisione, dai sistemi di guadagno smodato, dalle tendenze ideologiche odiose che manipolano le azioni e i destini degli uomini, ma viene custodita in nome della fratellanza universale, che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. La pace, quindi, si costruisce quando la violenza non profana il santo nome di Dio, quasi fosse una testimonianza a lui dovuta, ma quando il santo nome di Dio viene onorato con la consapevolezza che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro, e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e nelle loro esistenze. Infatti Dio, l'Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il suo nome venga usato per terrorizzare la gente. La pace si costruisce quando la profanazione della corruzione lascia il posto alla normalità del prendersi cura degli orfani, delle vedove,
dei rifugiati, degli esiliati dalle loro case, dei loro paesi, di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie, dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra, dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. La pace si costruisce quando la profanazione del peccato si converte nell'invocare il perdono di Dio. E allora preghiamo insieme: perdonaci, Signore, se continuiamo a uccidere il nostro fratello. Perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le pietre del nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l'efferatezza dei nostri gesti. Amen. Pace, bene e tanta serenità. Auguro una santa domenica e una lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 27 marzo, quarta di Quaresima. In parrocchiale alle 18:30, santa messa per il defunto Bianchi Claudio. Lunedì 28 marzo, in oratorio alle 8, santa messa per la defunta Lorusso Maria. Alle 18:30, santa messa per i defunti Pini Virginia e Angelo e Brognoli Gilberto. In oratorio, alle 20:30, ci sarà il tavolo sinodale per adulti. Martedì 29 marzo, in oratorio, alle 8, santa messa per i defunti Milzani Tino e famiglia. Alle 18:30, santa messa per i defunti Fanconi Maria Rosa e Breda Giuseppe. Alle 20:30, preghiera di lode e formazione. Mercoledì 30 marzo, in oratorio, alle 8, santa messa per il defunto Migliorati Paolo e alle 18:30, santa messa per la defunta Gentile Giuseppina. In parrocchiale, alle 20:30, ci saranno i racconti di Pasqua. Giovedì 31 marzo, in oratorio, alle 18:30, santa messa per il defunto Biazzi Girolamo. Venerdì 1 aprile in oratorio alle 8, santa messa per la defunta Laura e il defunto Arturo. Alle 15 via Crucis, alle 18:30 santa messa pro populo. Alle 20:30 via Crucis animata dalla contrada Tredone e seguirà l'adorazione eucaristica notturna. Sabato 8 aprile in parrocchiale alle 15:30 matrimonio di Tommasoni Luca e Ferrari Giulia. Alle 18:30 santa messa per i defunti Nadia Manfredi, Beduschi Caterina e Castellini Luigi. Nella chiesetta dell'oratorio ci saranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 3 aprile, in parrocchiale, alle 8, santa messa per vivi defunti della Compagnia del Sacro Triduo. Alle 10, santa messa per i defunti Luigi, Enrico, Maria, famiglie Milini Malnati e Fenocchio Giovanni. Alle 15 in oratorio, ora di guardia. E in parrocchiale, alle 18:30, santa messa per i defunti Castagna Pierina, Boffelli Tommaso e Piero. Tempo di Quaresima. Per i ragazzi, il lunedì e il martedì, alle 7:40, Buongiorno Gesù in parrocchiale. Per i racconti di Pasqua, quarto incontro aperto a tutti, mercoledì 30 marzo. Con Christopher Castellini, illusionista della mente, affetto da distrofia muscolare progressiva, segue il suo sogno portando speranza. Alle 20:30 in parrocchiale a Gottolengo. Le confessioni saranno venerdì 1 aprile alle 20:30 in parrocchiale per adolescenti e preadolescenti. Sabato 2 aprile alle 14:30 in oratorio per il quinto e sesto anno. Mercoledì 6 aprile alle 20:30 in parrocchiale la liturgia penitenziale per giovani e adulti. Domenica 27 marzo, fraternità per il primo anno. Alle 10 santa messa,
alle 12 pranzo in oratorio, gioco e svago, e alle 15 incontro. Domenica 3 aprile, alle 15, incontro del quarto anno. Mercoledì 30 marzo, alle 15, in oratorio, la Bella Età incontra il dottor Giuseppe Colosini sulla prevenzione delle malattie. Giovedì 31 marzo, alle 20:30, in oratorio, ci sarà il ritrovo dei genitori del quinto e sesto anno per il saldo Assisi. A seguire ci sarà la riunione dei genitori del quinto anno per l'organizzazione dei sacramenti. A favore dei profughi ucraini, chi ha del locale a disposizione, contatti la Caritas parrocchiale o i servizi sociali del comune. È in atto una raccolta fondi presso la Caritas parrocchiale, martedì e giovedì. Per i tavoli sinodali, in risposta alla scelta di Papa Francesco per il Sinodo Universale e all'invito del Vescovo Pierantonio, iniziamo la fase narrativa per l'ascolto e il racconto della vita della persona. Vengono proposti i seguenti tavoli sinodali. Lunedì 28 alle 20:30 per i giovani a Fiesse, in Canonica, e alle 20:30 per gli adulti a Gottolengo, in oratorio. Racconti di Pasqua, organizzato dalle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo di Gottolengo e San Lorenzo di Fiesse, con gli oratori di Fiesse e Gottolengo per la Quaresima 2022. Mercoledì 30 marzo, con Christopher Castellini, illusionista della mente, affetto da distrofia muscolare progressiva. Segue il suo sogno portando speranza. La Caritas diocesana di Brescia, per l'emergenza ucraina, ha iniziato una raccolta fonti con le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo di Gottolengo e San Lorenzo di Fiesse. Si possono inviare i contributi con causale emergenza ucraina sul conto corrente postale numero 10510253 intestato a Caritas Bresciana, sul conto corrente bancario intestato a Diocesi di Brescia Ufficio Caritas presso Biperbanca con IBAN IT 65L 05387 11205 0000 4270 8650 o su conto corrente bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino, ramo Onlus, presso la Banca Intesa San Paolo, con IBAN IT 82 C03069 09606 1000000002695. Altre informazioni sul sito www.caritasbrescia.it. Il Comune di Gottolengo, con la Proloco e Gavazzoli Viaggi, organizza una gita a Torino per sabato 30 aprile. Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del Palazzetto dello Sport di Via Grammatica alle ore 6, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza alla Volta di Torino. Sosta lungo il percorso e incontro con la guida per la visita del Museo Egizio. Al termine pranzo libero e inizio della visita a piedi del centro storico, poi partenza per il rientro a Gottolengo previsto in serata. La quota individuale di partecipazione è di 70 euro per gli adulti, 67 euro over 70 e giornalisti iscritti all'ordine, di 60 euro dai 15 ai 18 anni e per gli studenti universitari, di 56 euro dai 6 ai 14 anni, di 50 euro da 0 a 5 anni, per gli invalidi al 74% con l'accompagnatore, per i membri ICOM, con abbonamenti ai musei di Torino più Piemonte Card, biblioteche civiche comunali, passaporto culturale, compleanno e 18 app. La quota comprende viaggio andata e ritorno in Pullman Gran Turismo, ingresso al Museo Egizio, visita guidata del Museo Egizio di mezza giornata al mattino, visita guidata di Torino di mezza giornata e nel pomeriggio. L'organizzazione tecnica è a cura di Gavazzoli Viaggi. La quota non comprende extra, mance e quanto non espressamente indicato alla voce comprende. Per le informazioni e le iscrizioni, rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune di Gottolengo
entro e non oltre giovedì 31 marzo. Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11, telefonando allo 030 95 18 738 o inviando una mail a segreteria@gottolengo.com. L'Assessorato dei Servizi Sociali del Comune di Gottolengo avvisano del bando di assegnazione di alloggi pubblici disponibili nell'ambito territoriale 9 della Bassa Bresciana Centrale. È possibile fare domanda dal 23 marzo al 15 maggio. La domanda va compilata esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla piattaforma serviziabitativi.serviziesrl.it, effettuando l'accesso come cittadino. Per accedere alla piattaforma sono necessarie le credenziali SPID oppure la tessera CRS della Carta Nazionale dei Servizi con PIN valido. La domanda può essere compilata anche autonomamente da casa o da qualsiasi computer dotato di collegamento alle reti internet e di lettore di smart card abilitato alla lettura delle tessere sanitarie. Per i dettagli consultate l'avviso pubblicato sul sito internet comunale. Il Comune mette anche a disposizione dei propri cittadini una postazione telematica, previo appuntamento telefonico. Borregal K, con Roberto Capo e Pier Giorgio Cinelli. Sabato 2 aprile alle 21. Il biglietto intero costa 10 euro e ridotto 8 euro. È un omaggio teatral musicale a quattro poeti che hanno dato lustro al dialetto bresciano: Bonazzoli, Regosa, Albrici e Canossi. Di solito sono i cani a farlo, ma questa volta siamo noi a aborrire i cani. Di solito si parla dei Canossi, ma questa volta vogliamo leggere anche di altri poeti che adoriamo e che hanno dato lustro al dialetto bresciano. Di solito un titolo ha senso, ma questa volta sono semplicemente le quattro iniziali dei quattro poeti che in particolare vogliamo raccontare: Anna Paola Bonazzoli, Riccardo Regosa, Angelo Albrici e Angelo Canossi. L'incontro tra un attore e un cantautore, amanti e promotori del dialetto bresciano, ha dato vita ad un omaggio alla poesia semplice e popolare che questi quattro poeti hanno saputo trasmettere ai bresciani, perché il dialetto è l'anima di un popolo e ad onde mia fa la fine degli Etruschi. Si incontreranno i personaggi che nel primo Novecento hanno calcato le strade della nostra città, dal Rassega Joan Carafa, dalle Scette de Brescia ai Om delle Rifirme. Oh, gnari de Gottolenk! O talenk! Gnari de o talenk! Che senso? Sa dis o talenk! Gottolenk! O talenk! Got talent! O talenk, got talent! Vabbè, sa sta. Facciamo così, chiediamo a loro. Oh, allora, gnari de Gottolenk! O de o talenk! Allora, visto che il 2 aprile, sabato, me e il Pier Giorgio, me sono Romy Capo e Pier Giorgio Recinelli, veniamo a fare lo spettacolo Borregalkà a Gottolenk. A Otalenk. Ecco che lei, allora, cioè, voi venite così perché abbiamo bisogno di voi per capire se sa dire Gottolenk o Otalenk. Ecco. Dicecelo. Ecco, dicetecelo. Dicetecelo. Su una donna. Pronti? Quando taglio serve l'applauso, ok? 3, 2, 1, via! Scusa l'ambiente! Il mandato non abbiamo ancora avuto per le etiche delegate, per capire solo l'inaugurazione. Continuate a mandare. È il nostro fotografo, lei se manca. Il controdelego. Sì. Qualche minuto. Allora,
Il comune di Gottolengo ringrazia molto l'azienda Lucchini e Lazzari per aver creduto nel nostro territorio, perché fare queste iniziative significa mettere tanti soldi, tanti denari. Io credo tanto nel partenariato pubblico-privato, e cosa vuol dire? Della collaborazione tra il pubblico e appunto il privato, gli imprenditori, per fare che cosa? Bene all'ambiente, creare ricchezza e avere delle ricadute sociali importanti, di cui anche il comune di Gottolengo ne ha beneficiato e ne beneficerà. L'Unione Europea sta investendo tantissimo, non solo nelle rinnovabili come strumento per far del bene al clima e all'ambiente, ma anche per abbassare i costi delle nostre famiglie, per le utenze, per il caro energia che proprio in queste settimane stiamo palpando con mano così complicato e difficile. E dal lato nostro non possiamo che sperare cosa? Che lo Stato faciliti queste iniziative. Qui abbiamo avuto un esempio di comune e privato che hanno voluto correre, metterci tante energie, eppure le lungaggini burocratiche sono sempre lunghissime e molto dispendiose. Quindi confidiamo in un futuro con tante semplificazioni affinché tutti voi e tutti noi possiamo beneficiare di queste belle iniziative. Quindi parola a Stefano e grazie a voi e ai vostri insegnanti per la vostra presenza. Grazie. Grazie sindaco. Allora ragazzi, com'è? Come sapete io sono felicissimo di essere qua oggi, di avervi potuto spiegare e di avervi potuto conoscere. Avete visto quanto lavoro c'è per costruire una centrale idroelettrica, anche se piccola come questa. Un grande lavoro è quello comunque che è stato fatto anche dietro le quinte, dagli enti, dal comune, che ci ha permesso tramite una serie di incontri e attente analisi di poter iniziare il nostro percorso di autorizzazione della centrale dalla nostra provincia di Brescia. E per noi costruttori, per noi produttori di energia, è la cosa più importante avere i buoni rapporti sul territorio, avere degli enti che con intelligenza sanno valutare, sanno capire che opere come questa fanno bene non solo agli imprenditori che le costruiscono, ma soprattutto fanno bene a tutti coloro che ruotano attorno alla centrale, quindi al paese, a tutti quelli che consumano l'energia elettrica che noi produciamo. Ok ragazzi? Ragazzi, ci siete? Ok. Avete capito perché ci tenevo a farvi venire da questo lato? Perché così avete potuto vedere com'è la vita in funzione. Questa non è, in verità questa invenzione è abbastanza antica, nasce ancora dalla mente di Archimede. Infatti noi la chiamiamo, noi tecnici la chiamiamo coclea, ed è comune a tantissimi impieghi nella meccanica, ma in verità diciamo il nome romantico di questo tipo di turbina è vite d'Archimede. Questa vite che adesso vedete girare piano, e gira piano perché in questo momento c'è poca acqua all'interno del canale, a prescindere genera comunque una potenza che può andare, in questo caso per questa dimensione di centrale, dai 10 ai 99 kW. Ok ragazzi? Per farlo ovviamente la vite da sola non può, quindi la vite prende il moto dal salto d'acqua che abbiamo visto prima, che è circa di 2 metri. Quindi da monte a valle l'acqua che passa all'interno della vite le permette di girare. Girando lei trasferisce il moto a un moltiplicatore, quindi ragazzi seguitemi e poi ve lo faccio vedere. Un sistema di ingranaggi, uno che gira molto piano, uno che gira veloce, un po' come la trasmissione di una bicicletta, ok? Sapete che c'è davanti una ruota dentata più piccola, dietro una più grande, quella davanti gira più velocemente, il numero di rotazioni in quella davanti è superiore rispetto a quella dietro. Facendo così quindi moltiplichiamo la velocità su un generatore, il generatore genera energia elettrica, l'energia elettrica viene immessa in rete. E adesso uno alla volta vi faccio entrare e vi faccio vedere, ok?
accorti che farà la centrale questa passerella? C'è una scala fatta in cemento dove l'acqua scende e fa tutte delle S. Ok, quella si chiama scala di risalita pesci. Cosa ci permette di fare? Anche se qua c'è un salto di 2 metri, tramite la scala di risalita pesci, i pesci possono risalire perché, grazie a quei bacini che noi abbiamo creato, che sotto hanno dei fori di dimensioni diverse, la corrente si annulla e il pesce riesce a risalire la scala, o meglio, la corrente diminuisce e il pesce riesce a risalire la scala, quindi il pesce che c'è a valle può salire a monte per mangiare o per far per riprodursi. Ok ragazzi, chiaro? Essendo arsa la campagna e mancando i molini l'acqua che a ricordo d'uomo mai si provò,
ricorse a questo pubblico ad implorare da questa divota immagine della Madonna d'Incidella e la pioggia si ottenne abbondantissima il 4 luglio 1744. Questo ex voto, modesto artisticamente e ricco per la sua espressione, lapidario nel suo linguaggio come un bollettino di guerra, può essere capito dall'uomo di oggi che dispone di energia elettrica a sufficienza per muovere tutti i mulini che vuole ed essendo ormai la grande ruota a pale mossa dall'acqua divenuta oggetto di antiquariato? Ancor più significativo il testo e lo spirito dell'ex voto se consideriamo che in quegli anni vi fu perdurante siccità estesa a tutto il territorio della Bassa, come risulta da un atto notarile stipulato il 24 novembre 1739. Per l'uomo di quel tempo la sufficienza o la mancanza dell'acqua di questo elemento vitale era motivo di giusta preoccupazione. Il territorio del comune di Gottolengo è formato da depositi fluvio-glaciali ed è posto in zona di risorgive che ha nella fascia limitrofa dei comuni di Calvisano, Ghedi, Leno e Isorella la sua massima espressione. Tre corsi d'acqua naturale scorrenti fra i terrazzamenti, alimentati dalle acque naturalmente sgorganti dal terreno e dalle acque pluviali, lo attraversano da nord a sud, la Gambara, il Redone e il Guarinello, che si ricongiungono a sud nei pressi del Gurg della Traada e formano un unico canale, la Gambara. Da questa rete naturale, durante i secoli, si sono ricavati altri vasi che con andamento rettilineo interessano tutto il territorio e hanno portato acqua ai molini, alla macina, alla rassega, al maglio, ai campi e via via fino agli orti, ai tanti orti che contribuivano alla sussistenza della popolazione. E da sempre è esistito tra la gente della Bassa e l'acqua un legame quasi affettivo, una dipendenza molto forte. Legge su testi d'archivio datati 1573 e 1700 che il mulino Tredone ha tre rote, una di queste macina con l'acqua continua e le altre due solo in tempo d'inverno per mancanza dell'acqua. Il mulino Cereto con tre rote che macina solo d'inverno e nulla d'estate per mancanza dell'acqua per gli adaguanti. E ancora, la macinatora dell'olio e della pistadora dei risi lavora solo in tempo d'inverno per mancanza dell'acqua. Adaguamenti, intopate, termini molto in uso in quei tempi e spesso motivo di litigio e questioni con i clienti ed i rivali, coloro che stanno sull'altra sponda del rivo. Il rivale è anche colui che si affida per le sgolizie alle acque che provengono per inclinazione dal terreno posto a quota superiore e dal proprietario di questo dipende per il suo sostentamento. Nel catastico dell'anno 1573 dei beni del comune di Gottolengo dei contadini si trova già chiara conferma della proprietà dei mulini, della rassega, della pistadora dei risi e dell'acqua e nell'estimo del 1641 la qualità di proprietario del comune di Gottolengo su alcuni corsi d'acqua viene chiaramente ribadita. Il comune provvedeva con periodiche curazioni al mantenimento delle seriole, mentre alla sorveglianza e gestione erano delegati gli adacquatori. Nel 1700 ne aveva alle sue dipendenze due, ad ognuno dei quali passava un salario annuo di lire 70.
Un grande mulino con più ruote era sito in quel di Solaro. Un altro è stato inglobato nel caseificio Foresti ed era visibile ancora negli anni 60. Oltre che per i mulini, per la rassica, per la pistadora dei risi, per la macina dell'olio di lino, per l'irrigazione, l'acqua serviva a sbiancare le tele prodotte da Linaroli e Tessandri. Oltre all'implorazione divina, la comunità di Gottolengo cercava di ricorrere a buoni accordi con le comunità vicine per disciplinare l'uso di quella poca acqua che scorreva nelle rogge, alcune delle quali ricordo delle bonifiche di quella saggia manutenzione della rete idrica dovuta alla presenza dei monaci benedettini nel nostro territorio. Tutto dunque era legato a questo prezioso bene della natura.